Padova, 25 aprile 2016, piazzale di Santa Barbara. L'artista Patrick Moya, pluripresente all'interno del circuito nazionale delle arte fiere, grazie a Vittorio Zanini della Galleria Centro Steccata di Parma, realizza l'ennesima performance in estemporanea di una delle sue strabilianti opere. Noto ormai al pubblico dell'arte per la sua famosa pecora Dolly e sempre più conosciuto anche per l'autoritratto e la sua Moyaland, ricordiamo le performance particolari all'Arte Fiera di Rimini e Parma. Quest'oggi lo troviamo in un'altra veste, una sfida degna di lui, dipingere un furgone bianco in tutti i suoi vani porte. Anche qui, con disinvoltura e maestria, ne esce da vincitore. Come si nota dall'enorme affluenza di turisti ed appassionati, nonché curiosi, che hanno espresso il parere su questa sorpresa all'interno del Palazzo Ducale. Cosa pensa sull'iniziativa che stiamo vedendo, la performance dell'artista Patrick Moya? È bellissima, bellissima. L'arte nell'arte. Qua è arte contemporanea, lei presenta l'arte storica. Io presento l'arte storica, è una cosa molto interessante unire queste due... In questo momento è sull'arte TV. Sì, unire questi due poli, l'arte è sempre una cosa molto interessante e Mantova in questo momento sta avendo un afflusso di turisti notevole, noi siamo contenti e qualsiasi mostra è... ben gradita dalle guide e dai turisti che vengono a vedere la nostra bella città. Oggi qui un'esclusiva con questo furgone, ringraziamo Vittorio Zanini della Galleria Centro Steccata di Parma, che comunque anche grazie a lui ha reso possibile questa manifestazione. Io le lascio la parola per un parere a riguardo. Moya sembra quasi insaziabile, questo mi pare una cosa molto molto bella, perché si vede che l'arte può andare ovunque, l'arte può creare dei nuovi spazi, può creare anche nuove immagini con una macchina, non solo fare un dipinto, ma anche di creare un dipinto sul corpo, come si vede dell'artista. Quello che ho detto sempre riguardando l'arte di Patrick Moya è proprio questo atteggiamento di creare un nuovo mondo intero, di andare al di là di quello che è normalmente il mondo dell'arte, la galleria con dei muri ben precisi. Lui va sempre fuori attraverso il digitale, quindi creando un mondo del computer, e poi alla fine anche entrare fisicamente come personaggio attraverso le sue immagini. Se tu vedi questo, e sembra proprio una nuova unità, l'artista, l'immagine e la fantasia dei spettatori. Quindi siamo, credo, proprio in un altro mondo grazie a questo insaziabile forza di Patrick Moya. Allora, sentiamo l'artista. Ciao Patrick, come va? Ça va, c'est difficile, il fait soleil, j'ai chaud. Seguimento, un saluto da Lorenz e continuate a seguirci solo su L'Arte TV. Ciao!